Classe 1984. Capelli biondi, intensi occhi azzurri. Ma questo è niente rispetto a quello che vi sto per dire. Campionessa del mondo in linea nel 2009. Bronzo ai Giochi di Pechino 2008. 12 partecipazioni al Giro d'Italia, dove seconda nel 2013. Diciamo che Tatiana Guderzo è la donna perfetta per affrontare la quinta tappa del Giro Rosa Ikrea 2019. L'impresa verticale sul passo Gavia. Sono arrivata a un passo dalla maglia rosa e non sono mai riuscita né a indossarla né a vincere questo giro. Sono arrivata seconda, terza, quarta, li ho fatti tutti i posti, ma non sono mai riuscita a conquistare la maglia rosa. Il Giro Rosa Ikrea 2019 sarà un giro difficile. La quinta tappa è sicuramente una delle tappe più impegnative, se non la tappa simbolo di questo Giro 2019. Una tappa che partirà da Ponti di Valterlina fino ad arrivare a una delle salite storiche e importanti che sono nella provincia di Sondrio, quale il Passo Gavia. Si arriverà oltre i 2600 metri di altitudine. Ci saranno due gran premi della montagna, quello di Teglio, che è di seconda categoria, che sarà subito nelle fasi iniziali della corsa, per poi raggiungere Bormio, girare a destra e in località Valfurva lì inizierà il pezzo grosso, il più faticoso di questa tappa. Si affronterà il Gavia. Adesso che sono passati un po' di anni, sono riuscita a portare a casa nel mio cassetto ben 5 medaglie iridate. Un amore per una bici che a volte, come tutti i grandi amori, è una passione immensa che ti travolge. E un odio e una rabbia pura quando non si riesce a pedalare come si vorrebbe, e le sensazioni e la forma non è come vorresti. Non posso dire di essere la Van der Breggen o la Abbott o la Luperini, per fare un nome in italiano. Io non sono una scalatrice pure, io sono donna da fatica. Io, se mi pongo un obiettivo, devo raggiungerlo e devo morire. Dunque cerco di stare attaccata dove le altre mollano di testa. Sicuramente negli ultimi 10 anni c'è stata un'evoluzione. Il ciclismo femminile è diventato a tutti gli effetti uno sport professionistico. Dando la possibilità di avere più visibilità, c'è anche una continuità negli sponsor di crederci ed avere la possibilità dunque di allenarsi di più, di allenarsi con tranquillità, di usare materiali sicuramente al top. Questo ci porta a fare medie alte e abbiamo anche la possibilità di fare tappe dolomitiche che prima non si pensava che le donne fossero in grado di fare. Con il gruppo si fa la differenza, con la squadra tu riesci ad andare in guerra. Perché comunque quando parti nella linea di partenza è una guerra. Si esce vinti o vincenti, ma sicuramente non si è mai da soli. Giochi di Berlino del 1936. Alla finale degli 80 ostacoli c'è un'italiana che firma il capolavoro.
Registrata all'anagrafe come Trebisonda La Valla, ma passata alla storia come Ondina Valla, prima italiana a conquistare un oro olimpico. Restando in tema di record, vi presento lei, la primatista nel nuoto, Silvia Di Pietro. Ho vinto molto anche da giovane. Da bambina quasi non mi chiedevo perché con questa facilità mi venissero le cose, quindi un dono che poi ho capito che dovevo apprezzare. Noi ragioniamo con i tempi, quindi l'obiettivo è sempre andare sempre più veloce. It ain't easy loving you. You're like poison. Adesso l'obiettivo è riprendere, sono a un anno e qualche mese dall'intervento al ginocchio. Ovviamente l'obiettivo è tornare immediatamente in nazionale e continuare il percorso che avevo intrapreso prima. L'asticella si alza mano a mano che si raggiungono gli obiettivi, è come una scala, penso. È cresciuto molto ultimamente il movimento femminile negli ultimi anni, grazie ovviamente alle atlete che si sono distinte, diciamo, dalla media. Oltre a Federica, che diciamo che è sempre stata un po' il punto di riferimento, ma anche l'unica punta femminile che abbiamo avuto, si sono affacciate altre ragazze, tra cui Simona Quadarella, Margherita Panziera. Il nostro ambiente non è maschilista, perché devo dire c'è grande parità di sessi da noi. Da quando sono piccola, l'attività dei miei genitori, anzi ancora prima che nascessi, è stata all'interno del negozio e a 50 metri da casa mia. È vero che so fare poco al bar, però da piccola avevo imparato anche a fare qualche caffè per i clienti, insomma, che conoscevo. Forse qualche differenza c'è tra Silvia atleta e Silvia donna. Da atleta penso di essere più impeccabile. Quando metto cuffie, occhialetti, quello che devo fare, insomma, lo faccio con grande determinazione. Mentre come donna sicuramente faccio i miei errori, cioè questo magari il carattere un pochino più impetuoso. Cioè, sicuramente sulla donna c'è da migliorare, però insomma tutti hanno le proprie particolarità. Sì, si sogna molto più sott'acqua che la notte quando si dorme. Io, cioè, per me è così. For Women Energy è il nome di questa scatola. Sembra un piccolo scrigno, vero? Dentro, infatti, c'è qualcosa di personale, prezioso e condiviso. Sei d'accordo con me, Tatiana? Svelaci il segreto. Mi state agitando. Qui c'è un sogno che ci è voluto 4 anni per realizzarlo. Siamo state una squadra
Per 4 anni abbiamo sofferto, abbiamo pianto, abbiamo conquistato una medaglia importante. Questa è una foto che ancora tra di noi ci scambiamo nei momenti di difficoltà per ricordarci che ognuno di noi c'è per l'altra. Bird that wants to fly, like a star that needs the night. Quando ero piccola mi ricordo un aneddoto che ogni sabato sera io, mia mamma e mia sorella ci facevamo le unghie tutte e tre insieme ed è stata una cosa che ho portato avanti nel tempo perché comunque mi piace curarmi. Fuori dalla bici Tatiana è innanzitutto una zia di 2 splendidi nipotini, Samuel e Gabriel, che io li chiamo il principe Tempesta. Poi Tatiana ha tante passioni, nel senso piace molto leggere, gli piace i film. Io o è bianco e nero, la mezza via non c'è, dunque o scarpe da ginnastica o tacco a spillo 12. Dovrei dire bene, grazie a tutti, i miei obiettivi li ho raggiunti, posso andare a casa, invece no. Ma questa è la passione, ti entra dentro, scorre nelle vene e non ne puoi fare a meno. Vivi. E mentre l'energia del rosa continua a girare sulle strade d'Italia, noi ci vediamo la prossima settimana. Nel frattempo, ricordate che in gruppo arriviamo ovunque. Non guardare i raggi del sole, ma soltanto quelli delle ruote. Non guardare questo cielo cobalto, guarda solo il grigio dell'asfalto. La bici corre senza far rumore, solo quello delle gocce di sudore. Ma tra poco arriva la salita, questa corsa somiglia alla vita. Ma questa volta il mio sguardo è solo per te. Ma questa volta, amore, è solo per te.